Benvenuto Francesco, arrivi nel biancorosso da capo cannoniere del Girone A, con quali propositi? No, sono venuto qui per continuare quello che avevo iniziato, quindi fare gol e continuare a dare un aiuto a questa squadra che ha già iniziato un percorso importante e sicuramente spero di mettere a disposizione le mie qualità in questa squadra che sicuramente è già avanti nel suo percorso. Cosa ci dici della prima parte del campionato? Ma credo che il Sutro abbia dimostrato che è la squadra migliore del campionato in questo momento e deve continuare a dimostrarlo fino alla fine e, come ripeto, sono venuto qua per mettermi a disposizione del mister per continuare in questa annata. La seconda parte sarà particolarmente intensa sotto tutti i punti di vista. Sì, sicuramente ci saranno tante partite ravvicinate, ci saranno tanti turni infrasettimanali e quindi bisognerà stare sempre sul pezzo e non mollare di un centimetro. Il Sutro lo hai incontrato e sicuramente lo hai anche seguito. Sì, l'abbiamo incontrato, è stata una partita difficile, l'ho sempre seguito e adesso spero di far parte di questo progetto in maniera importante. Che impressioni hai ricavato arrivando qui all'FCS Center? Ma è un centro che poche società in Italia forse possono vantare. Ho visto un qualcosa che sicuramente non avevo mai visto prima e spero di sfruttarlo al 100% anche per crescere personalmente. Ci sintetizzi la tua carriera? Ma è stata una carriera dove all'inizio era partita in maniera abbastanza forte, poi per varie cose sono dovuto ripartire dal dilettantismo, dalla Serie D, e poi negli ultimi anni mi sono ripreso quello che mi mancava e che mi meritavo, e adesso questa qua è un'opportunità che mi sono meritato e non voglio sbagliarla. Trovi i due ex compagni, Gatto e Odogu. Sì, assolutamente, ho avuto un bel rapporto con tutti e due, li ho sentiti in questi giorni e spero di vederli e abbracciarli presto. Cosa ti senti di dire ai tifosi biancorossi? No, sicuramente darò tutto me stesso in questa avventura e spero di portare a termine questo percorso in maniera giusta e adeguata.